Traguardo importante per la bocciofila La Combattente di Fano. 100 anni raggiunti grazie all'impegno e alla passione per lo sport dei presidenti che si sono succeduti nel tempo. Tanti i campioni che hanno ottenuto importanti risultati a livello nazionale e migliaia di appassionati che si sono sfidati negli anni. Nata nel 1924 insieme all'allora Circolo Combattenti, si costituì per iniziativa degli ex combattenti della guerra 15-18 che vollero riunirsi nel comune sentimento di amore per la patria italiana. È un grande onore rappresentare questa società. Lavoriamo non solo per il gioco delle bocce, ma anche proprio per l'inclusività di persone, per poter integrare persone con disabilità, adoperarci e dare gli spazi ad altre iniziative anche di carattere sociale, per parlare di alimentazione, per parlare di un cuore sano ad esempio e per tante altre attività. Oltre 200 soci, 5 corsie di gioco e 100 posti per riunioni e ricreazioni varie. Dal 1924 la bocciofila rappresenta un luogo di aggregazione, sport e inclusività che unisce le generazioni. Domenica scorsa i festeggiamenti, che sono iniziati con una cerimonia religiosa, poi istituzionale, alla Fondazione Carifano, alla presenza dei più alti vertici sportivi regionali e nazionali, come il presidente della Federazione Italiana Bocce. 100 anni di storia sono qualcosa di straordinario, quindi alcune società hanno raggiunto 100 anni di storia, vuol dire che la nostra è una grande federazione. Quello delle bocce è uno sport di antiche origini, ma sempre attuali e per tutte le età. Ma è uno sport per tutti, è uno sport accessibile a tutti, disabili, donne, bambini, meno grandi, anziani. Straordinaria importanza, meriterebbe molto più dalle istituzioni per quello che rappresenta, soprattutto non solo per lo sport ma per la società italiana. A dare il via alle celebrazioni, la gara nazionale dell'alto livello della Raffa, vinta da Leonardo Stacchiotti. I festeggiamenti proseguiranno poi anche nei prossimi mesi, inclusa la presentazione di un libro. Nei prossimi mesi uscirà questo volume che raggruppa tutti i 100 anni e lo daremo in omaggio ai presenti o ai soci o alla cittadinanza che lo vuole, al nostro ricordo, nel giorno che inaugureremo la scultura fuori dal nostro impianto di bocce.